siete al Nusca e bentornati sul canale. Per chi non ci conoscesse già, siamo Annucca e la mamma. Festeggiamo il traguardo dei 100 iscritti al nostro canale. Diciamo che poco poco stiamo crescendo anche noi. Cogliamo anche l'occasione per salutare una persona, la nostra follower più affezionata, che si chiama Martina. Per tutti i like che ci lasci. Se non vi siete ancora iscritti anche voi al canale, basta iscriversi col tasto qua sotto e ricordatevi sempre di mettere un like, così sostenete un po' il nostro canale. Per festeggiare Anna ha avuto una fantastica idea. Anna ha pensato di spiegarvi come si fa un nose line, che sicuramente non l'avete mai fatto, insomma. Quindi lascio a lei la spiegazione. Cosa serve? Colla rosa, blu, viola, carbonato e liquido per lenti. E liquido per lenti, la soluzione salina. Non usate quella unica, mi raccomando, la soluzione salina. Una bacinella dove creare lo slime, delle palette, un cucchiaino e tanta tanta carta nel caso appunto si facessero dei disastri. Cambio di inquadratura e partiamo. Dobbiamo prendere la colla e metterla dentro la ciotola. Poi cosa aggiungiamo, Anna? Mezzo cucchiaino di liquido per lenti. Vai. Mezzo cucchiaino di carbonato. Di bicarbonato. Poi se non bastasse, perché rimane troppo liquido, basta aggiungere un po' di bicarbonato. Più aggiungete bicarbonato e più il vostro slime diventerà solido. E si inizia a mescolare. Schiacciate ben bene per distruggere le eventuali palline di bicarbonato che si formano. Ovviamente il bicarbonato è bianco e tenderà a sbiancare un po' la vostra colla, che infatti da quel bellissimo azzurro brillante che era sta diventando più azzurrina. Come rosa. Quella che abbiamo fatto prima di prova. Continuate a mescolare finché non si indurisce. Mamma mia, viene molto, 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 molto tipo glassa. Guarda che quanto stanno bene rosa e blu, i nostri colori. E per ultimo facciamo quello viola. Stesso procedimento. Sì, questo è diventato proprio slime, gli altri due sono rimasti un po' più liquidini. Questo si stacca dalle pareti. Wow, questo è venuto perfetto. Uh-huh. Ecco qua, Anna, questo è il tuo slime. Nel frattempo che mescolavamo questo viola, quindi lo facevamo staccare dalle pareti, è diventato abbastanza malleabile e anche abbastanza duro. Vediamo. Ola. Ok, però è bello elastico. Abbiamo pensato di provare a solidificare, ad indurire un pochino i due slime che abbiamo fatto prima, anche se la colla già di partenza era più liquida di questa viola, per cui non so se riusciremo proprio. Questo qui è proprio uno slime quasi pasta da modellare, mentre gli altri sono rimasti veramente più liquidi, più una glassa, insomma. Però l'effetto, il colore è veramente carino. Sembra quasi due gelati squagliati. Rimetto gli slime all'interno della vaschetta. Si stanno mescolando e sono diventati bellissimi, guarda! Uno slime di corno! I capelli! Gli ho incollato i capelli! Ecco qua, guardate! Sembra diventato uno slime unicorno! Sì, sembra proprio uno slime unicorno perché è diventato il color lilla e ha queste venature tra il rosa e l'azzurro. Allora, fai una cosa, Nina, aggiungimi del bicarbonato, per favore. Ok, e riproviamo a mescolare. Ecco qua, inizia a formarsi anche lui. Abbiamo risolto il problema. Semplicemente bisognava capire come trattare la colla. La colla di prima era più liquida, per cui bisognava lavorarla effettivamente di più. Per cui mescolate i componenti, aggiunto ancora mezzo cucchiaino di bicarbonato e mezzo cucchiaino di soluzione salina, si sta staccando adesso dalle pareti. Questo è il risultato. Questo è lo slime lilla, tutto glitteroso, che abbiamo ottenuto dalla miscelazione, diciamo, delle due colle, rosa e azzurra. L'altro invece è con un altro tipo di colla, con glitter diverse, una colla più viola, più scura, più facile anche da modellare, e il risultato è molto bello. Quale ti piace di più, Anna? Quello. Questo? Questo lilla? Mm-hmm. Vuoi fare cambio?
Guardate che bello il velo. Ciao! Guarda dentro il velo. Ciao amici d'Annusca. Proviamo con questo. Questo si rimane anche al tatto più viscidino, però è malleabile, manipolabile assolutamente bene. Quello è come quelli che piacciono a me, tutti viscidi. Vediamo anche qua se si riesce a fare il velo. Sì, ma rimane meno elastico. E con questi